Salve a tutti. Allora, questo video faremo dei cabochon come quelli che vi ho fatto vedere sul video precedente con il giglio. Allora, quello di cui abbiamo bisogno è un bicchiere di plastica, possibilmente doppio, una bilancia, un bastoncino di legno per girare la resina. Resina Sinta Foam, tutti e due i componenti, ovviamente delle basi, dei calchi, degli stampi, chiamateli come volete. Questi sono in gomma siliconica, molto utili. Poi degli smalti, io ho scelto questi scuri, questi qui. Una vecchia limetta per le unghie o un pezzettino di carta vetrata. Per lucidare uso questa qui, la Jadeo Pebeo Gloss Varnish. E se è possibile anche una fresa per andare a rifinire i contorni dei cabochon. Allora, ora prepariamo la nostra miscela considerando che i due componenti vanno usati uno a uno. Allora, ho versato le mie due parti uguali dei due componenti e vado a mescolare. La Sinta Foam si presenta in questo color ambra. Praticamente andiamo a mescolare. Una volta che abbiamo finito di mescolare la nostra resina e sentiamo che inizia a scaldare, la versiamo poco poco dentro i nostri stampi. Adesso aspettiamo un quarto d'ora, circa 20 minuti. Questo è il colore. Sembrano le caramelle all'orzo, non so se qualcuno di voi se le ricorda. Comunque, se vedete, sarà anche perché è caldo, comincia già a catalizzare. Infatti, questo qui è il colore che assumeranno questi cabochon. Aspettiamo e ci vediamo dopo. Allora, questo sarà il risultato finale. Questo diciamo che è il modello donna. Mentre questa mattina dai miei fidatissimi cinesi ho comprato queste piastre, un pochino magari più maschili, con cui fare dei ciondoli da uomo. Controlliamo. Sono ancora un pochino morbidini, per cui li lasciamo un altro po' riposare. Riusciremo a mettere a fuoco prima o poi. Ecco qui il nostro giglio.
preso sotto una stoffetta da poco perché secco la resina. Non roviniamo il tavolo. Allora. Eccoli qui. Allora, come vedete, i bordi hanno delle imperfezioni, delle sbavature. Questi qui. E li andremo a togliere con la fresa, il Dremel, come meglio credete. Prendiamo la fresa oppure la limetta se avete voglia di star lì a limare, 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 limare. Una volta che abbiamo limato i bordi dei nostri cabochon, li proviamo sulle piastre, vediamo se combaciano abbastanza. Poi prendiamo la colla e uso la Suritz e vado a versare un po' a giro. Posiziono il cabochon nel piatto, spingo. E aspetto qualche minuto. Una volta che abbiamo attaccato i nostri cabochon alle piastre, se li togliamo adesso, andiamo a utilizzare gli smalti. Allora, questo è un marca Wacom che io mi ci trovo benissimo. È un blu metallico, un po' più scuro di come lo vedete, molto più scuro. Adesso non saprei nemmeno come fare ombra, ecco. Così, come lo vedete così. E vado a sporcare il mio cabochon nelle parti più basse. Che detto così, sembra anche una cosa brutta. Dopo questo provo questo qui Kiko con i brillantini, anche se abbiamo detto essere indirizzati a un pubblico maschile, per cui pochi, pochi brillantini. E il nero, questa ha anche un'altra marca a buon mercato, diciamo. E vado sempre a sporcare. Aspettiamo che lo smalto asciughi. Allora, io per accelerare il processo di asciugatura utilizzo questo spray, sempre della Wacom, che non mette a fuoco. Ok, nel fixer fissa rafforza e lucida. Sicuramente
si usa per lo smalto, ovviamente, per le unghie, ma nessuno ci vieta, appunto, di utilizzarlo quando ci serve. Una volta asciugato lo smalto sopra il nostro cabochon, andiamo a limare le parti, queste più in superficie. L'eccesso e insistiamo su quei punti che vogliamo far risaltare con la fresa. Ovviamente si fa molto molto prima, ma è anche vero che farei un polverone assurdo, oltre che un rumore insopportabile, per cui così è più evidente il nostro giglio. Ora, prendendo un pennello pulito e abbastanza morbido, andiamo a prelevare delle abbondanti dose di vernice. Possiamo usare anche la resina trasparente, ma io al momento non ce l'ho, e andiamo a ricoprire abbondantemente il nostro capuchon. Allora, questa vernice asciugherà completamente in 2 ore. Dopo circa un'ora è consigliabile fare magari un'altra passata. Poi, ovviamente, se voi usate per l'ex o altre vernici più veloci, sapete regolarvi voi. Insomma, io con questa qua mi ci trovo abbastanza bene, via. Il risultato è abbastanza glossy per i gusti miei. Insomma, non è che voglio nemmeno un risultato come fosse vetrificato, ecco, altrimenti avrei sicuramente utilizzato la resina a effetto acqua e ce l'avrei pennellata sopra un pochino. Comunque, il risultato che andiamo ad ottenere è questo. Come vedete, è abbastanza lucido e protetto, più che altro. L'importante è quello che non si scalfisca, non se peccatamente cascasse una goccia d'acqua di vino, Coca-Cola, quel che era, non si rovina. E adesso andiamo ad applicare il cordino. Allora, visto che abbiamo detto che questo è il modello più indicato, diciamo così, per le ragazze, allora io ho scelto di metterci un cordino doppio, uno fino nero, questa penso che sia o tipo Alcantara, vabbè, e una strina d'organza. Ci serviranno 3 anellini, una chiusura
a moschettone e due di questi che io non ho idea di come si chiamino. Perché tre anellini? Perché se io mettessi direttamente qua il cordino, questo non farebbe altro che girarsi così. Invece metterò anche un anellino qui. Allora, voglio vedere se riesco a farvi vedere come appunto inserisco questi componenti con la telecamera davanti. Allora, avvolgo il nastro di organza, che ovviamente è più largo, fuori. Vediamo. Non mi mette a fuoco. Capisco perché. Ci provo lo stesso. Non ce la fa, non capisco. Non avrà voglia. Faccio così per togliere i peletti in eccesso. Questo già l'avevo messo. Bisogna metterci. Il moschettino. Le nostre chiusure. Questo è il nostro ciondolo finito. Con tanto di laccetto. Per gli uomini metterò soltanto il cordino questo, però l'ho preso più spesso, diciamo, più erto, non così, tipo così. Ok, grazie, ciao.